A tutti, benvenuti, bentornati alla lettera ai Romani, che è uno scritto impegnativo, vi siete certamente accorti, tutto Paolo è impegnativo, ma dico sempre Paolo non è per bambini, non è per ragazzini, è per gente adulta che sa pensare, magari arrovellandosi, però sa voltare e rivoltare le cose per arrivare almeno a una conclusione, insomma, accettabile, va bene. Ecco, e stasera vediamo appunto questi due personaggi. Nelle lettere di Paolo, i personaggi, diciamo, dell'Antico Testamento non svolgono un grande ruolo. Voglio dire, proprio come personaggi, soggetti di storia, perché è vero che Paolo cita l'Antico Testamento, ecco, cita Isaia, Isaia è anche un personaggio dell'Antico Testamento, ma è citato più come autore di un testo, ma non per la sua vicenda biografica o per il ruolo che ha giocato nella storia della salvezza, insomma, questo no. Solo due personaggi interessano Paolo da questo punto di vista. Sono appunto Abramo e Adamo. Dovremmo dire come successione Adamo e Abramo, ecco. Solo che Paolo almeno qui parla prima di Abramo e poi di Adamo. E ne ha già parlato altrove, per la verità. Di Abramo ha parlato già nella lettera ai Galati. Ma da un altro punto di vista, dal punto di vista, diciamo, cristologico, cioè là si parla della discendenza, che è benedetta, ma la discendenza là viene intesa da Paolo, non in prima battuta, non collettivamente una stirpe, la discendenza implica una molteplicità di persone, no? Lui là usa il termine greco sperma, che vuol dire proprio seme, discendenza, è un singolare il termine, e difatti lui gioca su questo singolare per dire che la discendenza di Abramo è un discendente, è Gesù Cristo, nel quale si identificano poi tutti i credenti in lui. Ecco, là dirà che in Cristo non c'è più né giudeo né greco, né schiavo né libero, né maschio né femmina, ma tutti sono uno solo in Cristo Gesù. Non una cosa sola, uno solo. Cristo personalmente è uno solo, una persona singola, insomma. E là dirà appunto che tutti si identificano in lui come discendente, discendenza, ma al singolare, individuale, ecco, di Abramo. Qui invece il punto di vista è diverso. Adesso ci arriviamo. Anche il personaggio di Adamo era già stato giocato, diciamo così, nella prima ai Corinti, al capitolo 15, dove dice come tutti muoiono in Adamo, tutti risorgono in Cristo. E c'è un corrispettivo, si guardano in faccia Adamo e Cristo, però il punto di vista è diverso. Adesso poi vedremo questo qui dalla lettera ai Romani. Qui non c'è quel punto di vista là. Così anche per Abramo di per sé non c'è quel punto di vista là della lettera ai Galati. Allora veniamo al testo senza fare troppe escursioni. Ecco, il discorso su Abramo entra in scena, la figura di Abramo qui tra i Romani, e dopo che Paolo ha detto in capitolo 3,28, ha enunciato questo principio fondamentale del paolinismo. Noi riteniamo che l'uomo è giustificato per fede senza opere di legge. Nel testo greco non c'è nessun articolo. Qui l'accento dice l'uomo è giustificato nella fede, indipendentemente dalle opere della legge. Ecco, c'è una serie di articoli che nell'originale greco non ci sono. La traduzione letterale sarebbe noi riteniamo che uomo, cioè un uomo, è giustificato per fede senza opere di legge. Quindi l'enunciato acquista una dimensione molto più forte e totalizzante, come dire, no? Ecco.
perché l'articolo già de te è determinativo in qualche modo. Invece, senza articoli si va si mette in luce il concetto che viene espresso, ecco. Quindi qui il rapporto è tra fede e opere. Tu diventi giusto davanti a Dio, Dio ti considera giusto e tu sei giusto davanti a Lui, non per le opere che fai, ma per la fede che hai, dove la fede è intesa non credere che. Le costruzioni, le preposizioni sono diverse. In greco almeno, credere che con una frase che dà l'oggetto della fede. Credere a, nel senso di ascoltare ciò che uno dice e io lo accolgo, un dativo semplice. Poi c'è credere in, ma in greco in sono due preposizioni diverse. C'è in come stato in luogo, come esserci dentro, e eis come moto al luogo, quindi come offerta, dedizione, affidamento. Nel quarto Vangelo, questo è evidente, nel quarto Vangelo c'è sempre questa costruzione, chi crede in me ha la vita eterna, ad esempio, no? Cioè chi crede eis, cioè chi stabilisce una relazione con me. Ma una relazione quasi di trasporto, di trasloco, diciamo così, uscendo dalla proprietà autarchica, diciamo così, per immettersi. Questa preposizione indica proprio un'introduzione, un immettersi, un entrare dentro, far parte di. Ecco. Qui si parla di fede in forma assoluta. Uomo è giustificato per fede. Perché qui il concetto di fede, come non c'è di per sé, non c'è questa polemica nel quarto Vangelo, in Giovanni, il concetto di fede è contrapposto al concetto di opere. Cioè, le opere ti danno modo di affermarti, affermare te stesso. Invece la fede è una rinuncia a sé, una rinuncia a se stessi per immettersi, aderire a un altro. Difatti qui Paolo si chiedeva in 3,27, dove dunque sta il vanto? Non c'è nessun vanto. Nella fede non c'è nessun vanto. Io non mi glorio davanti a Dio, anzi, al contrario. Ma abbiamo già fatto riferimento alla parabola del fariseo, del pubblicano, no? Il fariseo si vanta perché fa questo e quest'altro, tutte opere buone, quindi come dire, tienene conto come se Dio fosse un ragioniere. E c'è il pubblicano dice solo, abbi pietà di me, quanto sono peccatore. E lì, l'unica volta nei Vangeli, c'è il verbo giustificare. Gesù conclude la parabola, costui tornò a casa giustificato. Dove giustificato, ma questo l'abbiamo già detto altre volte, non vuol dire giustificare come l'alunno che è assente dalle lezioni viene giustificato, insomma, non è. Qui proprio il senso letterale reso giustificare, justum facere, cioè rendere giusto. Qualificare come giusto proprio, ecco, davanti a Dio. E la giustizia, abbiamo già anche detto, non è la giustizia giuridica, ecco, ma è un concetto, il concetto è giudaico. Quello, detto in altri termini, può sorprendere, ma è la santità. Ecco perché Paolo, quando scrive le sue lettere, le indirizza ai santi. Cosa che non facevano, non è mai più stata fatta, mi pare, nella storia della Chiesa. Qui Paolo è stato bypassato, gabbato, vorrei dire, ecco. Si parla qui di una santità ontologica, una santità premorale, che non dipende da me, ma dipende dal dono di Dio fatto a me.
Quindi adesso lasciamo stare questo discorso sulla santità, anche se è implicito, comunque. Ecco qui, Paolo passa alla dimostrazione dell'enunciato, che l'uomo viene giustificato per fede senza opere di legge, questa è la tesi. Qui viene in qualche modo dimostrato ricorrendo alla scrittura e ricorrendo appunto al caso di Abramo. Se infatti Abramo è stato giustificato per le opere, o avrebbe di che gloriarsi, ma non davanti a Dio. Ora, che cosa dice la scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia. E qui cita una frase del libro della Genesi, 15:6, che aveva già citato nella lettera ai Galati, questa frase qua. E commenta Paolo qui adducendo il caso di un lavoratore qualunque, magari iscritto a un sindacato, insomma, a chi lavora il salario non viene calcolato come dono, ma come debito. A chi invece non lavora, ma crede in colui che giustifica l'empio, la sua fede gli viene accreditata come giustizia. Qui siamo al contrario di ogni sindacato, eh. Qui viene onorato chi non lavora, ma lavora, questa è una metafora, intendiamoci. Lavorare in questo caso qui vuol dire osservare la legge, ecco, vuol dire praticare una morale, no? Non una morale qualsiasi, praticare proprio le opere buone, ecco. Questo, se il fariseo della parabola era questa tipologia qua. Che si vantava perché lavorava, cioè faceva delle opere di bene, opere religiose devozionali, osservava la legge, eccetera. Invece, nel caso del rapporto con Cristo, le cose si invertono. Con Cristo, con il Dio di Gesù Cristo, si invertono. Io, se vengo reso giusto, non è per il fatto che io osservo i comandamenti, faccio delle opere buone, ma è perché accolgo, mi apro, accolgo il dono che Dio mi fa. Il Dio del Vangelo è un Dio che soltanto dona, sa soltanto donare. Non è il Dio vendicativo dell'Antico Testamento, di certe pagine dell'Antico Testamento. Ma è il Dio che è addirittura per il peccatore. Lo dirà poco dopo, poi all'inizio del capitolo 5. Quando eravamo deboli, Cristo è morto per gli empi. A stento qualcuno è disposto a morire per un giusto, per un amico. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. Questo è il Dio del Vangelo. Non è il Dio ragioniere, non è il Dio che comanda e ti premia se tu osservi. Non è questo il Dio del Vangelo. Il Dio del Vangelo non comanda nulla. In prima battuta. In prima battuta soltanto dona. E dona se tu sei, e tu, se tu ricevi il dono, cioè se ti apri e accogli, perché puoi anche chiuderti, eh. Nonostante che egli sia un donatore, tu puoi anche chiuderti. Lui rimane un donatore, no? Che portava l'esempio del sole. Ecco, sei tu che ti metti in ombra, ma il sole risplende sempre di suo. Il sole non è ombroso, un bratile. Crea le ombre se si frappone qualche ostacolo, insomma, qualche intermedio. Ecco. Abramo credette a Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia. Cioè come giustizia vuol dire, come dicevamo prima, è nel giusto, credendo. È nel giu e poi evidenzia il fatto dicendo che questa cosa è avvenuta per Abramo, è avvenuta non dopo la circoncisione, ma prima. Cioè, l'atto di fede, perché nel giudaismo del tempo,
coevo alle origini cristiane, si parlava di Abramo come meritevole, cioè l'atto di fede. C'è un Filone Alessandrino, che un giudeo ellenista di Alessandria, un filosofo anche, insomma, parla della fede come opera olimpica. Opera olimpica, come dire che è la più grande opera che l'uomo possa fare, ma un'opera. L'opera nel senso che viene poi premiata. Ecco, questo anche nel rabbinismo c'è questa tematica della fede come merito per cui Dio ti premia. Questo non è Paolo. Questo non è Paolo. Mi viene in mente la frase di Lutero, che coglie molto bene il senso: non enim justa operando justi efficimur, sed justi essendo justa operamur. Ecco, lo scrive nella lettera al Papa Leone X, ed è una frase proprio che coglie bene il senso del tema paolino. Cioè, non è operando le cose giuste che noi diventiamo giusti, cioè non è operando il bene, non è facendo le opere che noi diventiamo giusti, ma se siamo giusti, giusti essendo, ma essendo giusti, facciamo le opere buone. Dove dunque, come vedete, le opere non vengono scalzate, le opere vengono tenute in conto, ma al secondo posto, come conseguenza, come fioritura di una radice che le sostiene, le alimenta, le produce. Ma la radice è un'altra, è un'altra. La radice non sono le opere. Addirittura, qui poco dopo, verso 14, se diventassero eredi coloro che provengono dalla legge, sarebbe resa vana la fede, inefficace la promessa. La legge, infatti, provoca l'ira. Al contrario, dove non c'è legge, non c'è nemmeno trasgressione. Sono frasi, rivoluzionarie, ecco. La legge provoca l'ira, perché se tu non la osservi, vieni castigato. Cioè, l'ira di Dio è questa, già nella predicazione profetica, insomma, ecco. Mentre Gesù è colui che ci salva dall'ira, lo diceva già nella prima lettera ai Tessalonicesi, ma qui lo ripete al capitolo 5, verso 6. A maggior ragione ora, giustificati nel suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di lui. E poi il capitolo 8, verso 1, dirà che non c'è nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Perché il criterio è un altro. Non è quello di produrre qualcosa in modo da averne un premio, insomma. No, è quello invece di svuotare se stessi. Chi crede in Cristo si svuota di se stesso. Questo è il dato di fatto, questo è Paolo, ecco. Non si afferma se stesso, si afferma l'amore di Dio in Gesù Cristo. E quindi essere giustificati vuol dire essere perdonato. E infatti qui, dopo aver citato questo testo, questa frase dal libro della Genesi, in supporto, Paolo cita il testo di un salmo. Salmo 32. Ecco, così anche Davide proclama beato l'uomo a cui Dio accredita la giustizia indipendentemente dalle opere. Ed ecco il testo del Salmo: beati quelli le cui iniquità sono state perdonate e i peccati sono stati ricoperti. Beato l'uomo al quale il Signore non mette in conto il peccato. Cosa che si verifica mediante la fede. Mediante la fede. C'è un testo negli Atti degli Apostoli, una frase di Pietro addirittura, negli Atti degli Apostoli, al capitolo 10, 43. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati. Chiunque crede. L'atto di fede è già risolutivo, innovativo, spazza via le cose negative, diciamo così. Ecco, e qui si conferma con Abramo e il Salmo di Davide, insomma.
Perché essere giustificati vuol dire questo, vuol dire che i peccati non sono più computati. Qui c'è la questione, insomma, esegetica, perché il testo dice: beati quelli a cui le iniquità sono state perdonate e i peccati sono stati ricoperti. Questo verbo può lasciare intendere, è il luteranesimo classico un po' su questa linea, che i peccati restano, sono solo ricoperti. Come se la giustizia ricevuta fosse solo una giustizia imputata, ma che non tocca l'essere, l'ontologia dell'identità cristiana. Ecco, questa è una cosa che secondo me non corrisponde, per quanto sia di Lutero, non corrisponde a Paolo, che altrove invece parla di nuova creatura, se uno è in Cristo. È come se fosse stato ricreato, lo dice la seconda ai Corinti, capitolo 5, lo dice anche nella lettera ai Galati, questo concetto di nuova creatura, sei stato ricreato, cioè rifatto. Sei come un bambino appena nato con la fede. E io mi chiedo fino a che punto nell'ambito ecclesiale si sia coscienti di queste cose, perché invece ho l'impressione che, voi sapete, il termine predica è diventato sinonimo di lavata di capo, la Treccani, nel dizionario della Treccani attesta questo, ma non è necessario citare la Treccani. Accogliere l'annuncio evangelico di colui che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Io paragono sempre essere ai piedi della croce, quel quadro mi pare del Masaccio, che c'è ai piedi della croce c'è la Maddalena, no? Con i capelli sciolti, che abbraccia la croce, proprio così, che riceve il frutto. Che proviene da quella croce, dal crocifisso, insomma, ecco. Ora, l'annuncio del crocifisso come oggetto di annuncio, è come il crocifisso stesso. Ascoltare l'annuncio è come essere ai piedi della croce. Non per nulla, nella lettera ai Romani, poi più avanti, Paolo dirà che la fede viene dall'ascolto. All'ascolto dell'annuncio proprio, no? Torneremo su questo, insomma. Ecco, questo è. Dove tutto, come vedete, è ridotto all'essenziale, senza sovrastrutture religioniste, non so come dire, insomma. Tutto è ridotto all'essenziale. Ciò che importa è il rapporto tuo, personale, con Gesù Cristo. Questo è ciò che conta. Con lui, non con altri. Ecco perché, dunque, capitolo 5, quasi in conclusione, dice: giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di lui abbiamo anche l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo. Vedete, prima ho scritto il vanto. No, il vanto delle opere, qui dice ci vantiamo, cioè siamo contenti, ecco, di questa nuova impostazione, questa diversa impostazione delle cose, non moralistica, non ragionieristica. Ci vantiamo anche nelle tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza è una virtù provata, la virtù provata è la speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori. L'amore di Dio, qui bisogna sempre stare attenti a interpretare questo genitivo. Amore di Dio è un genitivo, detto in termini grammaticali, e non è un genitivo oggettivo, come Dio, come oggetto di amore, ma un genitivo soggettivo, è l'amore suo, l'amore di Lui. Di là più avanti vedremo poi un'altra volta. Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Ma ciò che conta è l'amore suo. Il Dio del Vangelo è uno che ama, è uno che ama soltanto. Questo è il Vangelo.
Se tu presenti un altro Dio, non presenti il Vangelo. Proprio l'Evangelion, che è stato predicato subito agli inizi, dopo la Pasqua, insomma, ecco. Questo. E poi questo discorso sulla giustificazione per fede e sul fatto che siamo salvati dall'ira per mezzo di lui, di Gesù Cristo, scivola, diciamo così, nel discorso su Adamo. Non è un tornare indietro, perché va bene, di Adamo si parla nei primi capitoli, il capitolo 2, 3 della Genesi, e di Abramo si parla nel capitolo 12, ecco, quindi viene dopo. Quindi sfogliando il libro della Genesi, passando da Abramo ad Adamo, si torna indietro, ok? Qui non è un tornare indietro, in realtà. E continuare il discorso, ma da un altro punto di vista, dal punto di vista di ciò che è contrario alla giustificazione per fede, e cioè il peccato. Come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e con il peccato la morte, e così tutti gli uomini si è propagata la morte poiché tutti hanno peccato. Tra l'altro, questo è un esempio classico di anacoluto. L'anacoluto è una frase che si inizia ma non si conclude. Quindi qui giustamente la Bibbia della CEI mette dei puntini perché la frase non è compiuta. Come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo? Puntini. Cioè la frase non è finita. Ma poi viene ripreso. Fino alla legge c'era il peccato nel mondo. E anche se il peccato non può essere imputato, quando manca la legge, la morte regnò ad Adamo, eccetera. Qui Paolo fa una riflessione sull'origine del male nel mondo, che era nel giudaismo del tempo, era l'interrogativo fondamentale dell'apocalittica. Io so che, come dire, nel linguaggio corrente, diciamo giornalistico, insomma, l'apocalittica è quella che si interessa della fine del mondo in sottoforme di catastrofi, no? Ecco, gli studiosi del tema, io adesso cito Paolo Sacchi, che ha scritto su queste cose, intendono l'apocalittica invece giudaica come una corrente che si chiedeva quale fosse l'origine del male nel mondo. Partendo quindi dalla constatazione del male, non è necessario essere grandi teorici per constatare il male nel mondo, insomma. Ma qual è l'origine del male nel mondo? Ora, nel giudaismo c'erano due spiegazioni. Noi abbiamo in mente quella di Adamo, che è una spiegazione più recente rispetto all'altra di cui adesso parliamo, e che appartiene, cioè non vorrei essere troppo pedante, insomma, serve la letteratura enochica, ecco, c'è degli apocrifi che sarebbe sotto il nome di Enoch, uno si chiama Enoch etiopico perché è giunta a noi in lingua etiopica e i cristiani dell'Etiopia lo ritengono ispirato, insomma, canonico. La letteratura enochica, che attribuisce a Enoch, il patriarca prediluviano, no? La spiegazione di queste cose, dice che il male è entrato nel mondo attraverso quello che nei termini del testo è la caduta dei vigilanti. I vigilanti sono esseri celesti che fanno un po', dico così per dire, la guardia del corpo di Dio. Va bene? Ecco, e questi qui hanno. Si sono uniti alle donne, agli esseri femminili, umani, ecco, ma non solo per l'unione sessuale, ma rivelando anche cose sull'astronomia, sul calendario, lì c'era una contrapposizione del calendario solare, calendario lunare, insomma, per cui in
Insomma, è entrato il male nel mondo in quel modo lì. La comunità di Qumran, non so se avete presente, ma l'abbiamo anche citato altre volte, la comunità di Qumran spiega le cose da questo punto di vista, non di Adamo. Io sono una struttura di peccato, dice l'orante della comunità di Qumran. Perché a monte c'è questa spiegazione, diciamo tra virgolette, mitologica, insomma, ecco, che, dove questo gruppo dei vigilanti è comandato da un certo Azazel, al quale viene mandato, secondo il Levitico 16, il secondo capro dagli Yom Kippur. Ci sono due capri, c'è il capro cosiddetto espiatorio, il cui sangue viene portato al sommo sacerdote nel santo dei santi, versato là. E poi c'è il capro emissario cosiddetto, cioè che viene mandato nel deserto, carico dei peccati di tutti, ma si perde nel deserto, eccetera. E viene mandato, dice il testo del Levitico, ad Azazel. Azazel è il nome del capo di questi vigilanti, insomma. E là il libro di Enoch dice: tutto il male che c'è nel mondo attribuiscilo ad Azazel. Adamo non c'entra. È proprio un altro tipo di spiegazione. Qui, perché Adamo invece nel giudaismo, almeno si viene poi ripreso come capostipite dei peccatori, capostipite, diciamo, proprio che ha causato in apocrifi più recenti. C'è un apocrifo del primo secolo giudaico che dice: ognuno è Adamo a se stesso, come se quella figura là non contasse. Quello Adamo là sono io, oggi, qui. Quindi ognuno è Adamo a se stesso. Quindi il male comincia con te. Sei tu che sei peccatore e sei tu che fai il peccato, sei tu Adamo. Ma gli Adami a questo punto sono infiniti, insomma. Ora, il nostro Paolo in realtà attribuisce ad Adamo ciò che la letteratura enochica attribuiva ai vigilanti, ad Azazel. Perché da lui, da Adamo, e il fatto è che il discorso che Paolo fa su Adamo come iniziatore, diciamo capostipite del peccato, lo fa solo come di riflesso rispetto al discorso che fa su Gesù Cristo. Cioè, se Paolo parla di Adamo in questi termini, è perché il punto di partenza del suo pensiero, del suo ragionamento, è Gesù. Perché è con Gesù inizia una novità totale. Come dice un autore inglese, per Paolo la soluzione precede il problema. Il problema è Adamo, la soluzione è Gesù, ma per Paolo si parte da Gesù, non si parte da Adamo. La riflessione di base che Paolo fa, di partenza, non è Adamo. Tant'è che quando parla di Adamo nella prima ai Corinti, ci andavo prima, ne parla non dal punto di vista del peccato, ma dal punto di vista della morte. Come tutti muoiono in Adamo, la morte è fisica. Così in Cristo il discorso non è neanche sulla morte di Adamo, è sulla risurrezione di Cristo. Il tema del capitolo 15 della prima ai Corinti è la risurrezione di Cristo. E va, se Paolo si rifà ad Adamo, perché in Adamo trova quello che in termine tecnico si chiama un antonimo, non un sinonimo, ma un antonimo, cioè il contrario. Il contrario, ma con le stesse caratteristiche di in questo caso di universalità, di efficacia, ecco, diciamo così. Ecco, Paolo vede in Adamo l'antonimo di Gesù Cristo. Difatti là dirà, l'ha già detto, la lettera ai Corinti è anteriore alla lettera ai Romani,
come il primo uomo è diventato essere vivente, così l'ultimo Adamo, sarebbe Gesù, è diventato spirito vivificante, ma nel senso che provoca la risurrezione, insomma, ecco, ma il discorso non è sul peccato, là. Qui è sul peccato, ma ricama sulla contrapposizione perché vedete, il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. E nel caso del dono non è come nel caso di quel solo che ha peccato. Il giudizio infatti viene da uno solo ed è per la condanna, ma il dono di grazia viene da molte cadute. Cioè, Adamo per un peccato è stato condannato. Invece in Gesù Cristo le molte cadute, non una, sono redente, sono rimesse. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. A parte che qui si parla di Gesù come uomo, del solo uomo, vedete il verso 15, in grazia del solo uomo Gesù Cristo, Poi, tra l'altro, uomo qui è antropos. Ma Pietro nel discorso di Pentecoste, negli Atti degli Apostoli, aveva già parlato dell'uomo Gesù, come aner, come sapete che in greco il termine uomo ha due lemmi, due vocaboli. Uno è nel senso sessuale, sessuato, aner. Aner, andros, da cui le composizioni italiane, androfobia, che so io, queste cose qua, no? E l'altro è antropos. Antropos vuol dire essere umano, non è l'uomo sessuato, è anche la donna, è antropos. Nel discorso di Pietro a Pentecoste, Gesù viene detto aner. Uomo accreditato da Dio presso di voi negli Atti degli Apostoli, capitolo 2, verso 22. Qui viene detto antropos, per dire che l'uomo Gesù ha di mira, insomma, intende nella sua donazione non i maschi. Aner vuol dire maschio, invece antropos vuol dire essere umano. Ecco. Paolo usa questo termine per dire che insomma non c'è distinzione, ecco, citavamo prima i Galati 3:28, cioè più né giudeo né greco, né schiavo né libero, né maschio e femmina in Gesù, insomma. Quindi ecco qua. Ancora verso 19, infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo, tutti sono stati costituiti peccatori. Così anche per l'obbedienza di uno solo, tutti saranno questi, uno solo è Gesù Cristo. Ma resta la differenza che Adamo è stato condannato per il suo peccato. Invece gli uomini tutti sono stati redenti, sono stati tutti i peccati dal solo Gesù Cristo. Qui c'è una contrapposizione notevole, notevole. Benché nella prima ai Corinti Paolo parli di Gesù come l'ultimo Adamo. Adamo, sapete il termine Adamo in ebraico non è un nome di persona, di per sé Adamo vuol dire da Adamà, vuol dire terra, è un essere terroso. Ecco, anche se là viene, si dice che divenne, il primo uomo divenne un essere psiche zosa, di per sé anima vivente, ma si traduce essere vivente, perché il termine psiche in ebraico non è la distinzione socratica tra corpo e anima, è l'essere tutto intero, visto sotto il punto di vista della vitalità, ecco, della vitalità, ma è l'uomo tutto intero,
nefesh in ebraico, insomma. Ecco. Quindi Abramo è la tipologia del credente, non è di Gesù Cristo. Abramo non è, non anticipa Gesù Cristo, anticipa il credente, qualunque credente. Invece Adamo è in contrapposizione a Gesù Cristo come anticipatore, ma anticipatore in senso contrario. Ecco, come in Adamo. Tutti sono peccatori, in Gesù Cristo tutti sono giusti, ecco, con la fede, intendiamoci, ecco, con la fede. Per peccare non è necessaria la fede, l'infrazione della legge avviene quanto avviene. Persino Seneca dice: non c'è nessuno al mondo che possa dire di non avere mai infranto una legge. Cioè, già il pensiero antico sapeva che termine peccato non c'è in Seneca, ma che la disobbedienza, comunque l'infrazione alla legge è normale, insomma, nell'umanità, ecco. Ma non è normale che uno muoia per i peccatori, si muore per gli amici. Morire per, questa è la formula greca, non è una costruzione ebraica, morire per, una costruzione greca, ed è sempre per dei valori o degli esseri positivi. Si muore per le leggi, per la città, per gli amici, per una qualche virtù, per promuovere questi valori. Invece nel Vangelo si dice che è morto per i nostri peccati, oppure per noi. Veramente c'è una differenza. Quando nella prima ai Corinti Paolo cita la confessione di fede pre-paolina: vi ho trasmesso ciò che anch'io ho ricevuto, no? Che Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture. Quello non è linguaggio paolino. Paolo di suo non dice che è morto per i peccati, dice che è morto per noi, per me, per te, per tutti. Paolo personalizza la formulazione, perché il peccato non è un valore positivo, ma tu sei un valore positivo. Per questo, per te, per questo non neutro, per questi, insomma, per una persona, per delle persone è morto Gesù. Per nulla quella formulazione là è giudaizzante, ecco, a monte suppone un lessico, un linguaggio giudaizzante, ecco. Ma Paolo di suo dice che invece è morto per noi, ecco. Lo dice qui, abbiamo letto: mentre eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi. Ecco, a stento qualcuno muore per un giusto, ma Dio dimostra il suo amore per noi nel fatto che mentre eravamo peccatori Cristo è morto per noi, non per i nostri peccati. Ma sì, questo è sottinteso, intendiamoci bene, ma in prima battuta ciò a cui si pensa è la persona, è una promozione della persona, con tutto ciò che questo comporta, insomma. Ecco, va bene, io mi fermo qua. Cedo la parola a voi. Qualcosa da dire l'avrete certamente. Meraviglia, eh? Paolo è meraviglioso.